amici, sono sempre io ricercatore Emiliano Babilonia. Abbiamo una nuova testimonianza di una brava signora come tutte le vittime che vengono attaccate con queste armi e con queste tecnologie. La signora è una signora rumena, mi ha contattato tramite i social e siamo riusciti poi a parlare. E, poverina, l'hanno attaccata in tutti i modi e quando purtroppo le vittime vengono sottoposte a questi attacchi, a queste frequenze, a queste manipolazioni, è una cosa veramente devastante. Vi voglio far sentire questa testimonianza della signora che è qui in diretta con me. Signora, allora spieghi alle persone che ascolteranno praticamente questa registrazione le modalità di attacco e manipolazione che gli creavano e come praticamente gli hanno cambiato la vita, gli hanno distrutto la vita in tutti i modi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi tutti che siete nelle stesse condizioni come me. Vorrei raccontarvi in poche parole la mia storia. Vissuto 52 anni, sin dall'inizio sono stata scelta per fare questi esperimenti che a me sono inaccettabili di tutti i punti di vista. Cioè, in poche parole vi dirò solo qualche punto che sono più forti, però dire la verità, tutta la mia vita è stato segnato di questo esperimento e di una infanzia meravigliosa che ho avuto accanto ai miei familiari e ai miei genitori. Sono arrivata a 52 anni, a quasi niente, con una vita distrutta, con traumi, con dolori 24 su 24, con solletico nel suolo del piede, con anche stalking. Inizio per dire che alla mia nascita per 3 giorni sono stata persa nell'ospedale dopo il parto della mia mamma, non mi ha più trovata. Dopo le ricerche e le denunce dei miei genitori mi hanno ritrovata dopo 14 anni, quando sono entrata a far parte della chiesa. Tengo a specificare che io provengo da una famiglia, mio papà ex sacerdote, ex seminarista, scusate, e cattolico, e la mia mamma ortodossa. Sono sposati nella religione cattolica, vissuta nella cattolicesimo, ma non tanto praticante nella mia famiglia. Eravamo molto caritabili, ma non praticavamo la fede. A 14 anni, a un certo punto, mi viene in incontro il parroco della chiesa, viene a casa a benedire la casa, mi spaventa dicendomi che senza la chiesa io sarò una nulla, ed in quel punto io inizio a diventare fanatica per la chiesa, per la fede. Avevo una situazione benestante, ero ragioniere, avevo un ufficio proprio nel centro città, avevo tutto ciò che poteva avere una ragazza giovane, e però ho detto no, io mi dedico alla chiesa cattolica. Piano piano sono entrato nei cerchi della parrocchia, di giovani, al coro, così via. Mi sembrava che è qualcosa di strano che tutti i preti mi erano intorno, mi dava tanta attenzione, così via. Dicevo, ma è la carità della Chiesa, sarebbe così che è normale. Poi, dopo la caduta del comunismo in Romania, io entro a far parte di una congregazione missionaria con la sede in Francia, e subito dopo questo mio incontro con le suore sento un dolore nella pancia, nell'ombelico. Dopodiché vado in ospedale, mi fa intervento, mi estirpa l'appendice e poi inizio a avere questi dolori forti, forti, forti. La vita prosegue così, entro in monastero,
ero fanatica, cattolica fanatica. Ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato tutto, sono addirittura andata in missione in Russia e a un certo punto mio papà era alla fine vita, mi chiama di ritornare in Romania e il prete di Russia mi dice: "Ma dove va Maria?" In quel punto per me è stato un grande, grande dubbio, dico, ma perché mi chiama Maria? Nessuno non sa che io sono stata battezzata Maria, però nessuno non sapeva. Arrivo a casa, muore il mio papà, ritorno un giorno dopo per fare i funerali perché ero già pronta per andare a Roma, che fra l'altro la congregazione mi ha mandato un anno a Roma per studiare la teologia. Ritorno, faccio i funerali, poi vado a Roma. A Roma incontro un prete alla scuola che si assomigliava esattamente al mio papà, fisicamente dicendo. E dopo un mese divento innamorata pazza di questo prete. Praticamente io sono stata onesta, sono Ma andata subito a dire alle suore, alle superiori, guardate, passo un periodo di così. E loro mi dicono, ma è normale, alla tua età, vai a parlare con questo prete. Boh, io vado a parlare con questo prete, abbiamo un dialogo, ma era un monologo perché ho parlato solo io, lui non ha detto niente. Dopo un'ora che ho parlato di continuo, lui si alza, buongiorno, arrivederci, e tutto qua. Finito questo colloquio che è stato così, vado a casa in monastero e gli spiego, dico, ho parlato, loro hanno cominciato a sorridere così, e poi dopodiché non passa 3 mesi. E mi chiamano a Parigi alla casa madre della congregazione per fare l'approvazione, per fare i voti perpetui. E di lì mi dicono: devi andare via perché tu hai avuto una relazione con un prete. E io sono rimasta interdetta, dico: ma cosa dite? Perché non è niente di vero. Dopodiché ritorno in Romania. E la vita prosegue di quel momento in un'inchiesta, ingiustizie, torture psichiche, proseguimento di notte 24 su 24 sono stata in una rete nel corpo con dolori strazianti. Io non potevo neanche riposarmi di notte, di giorno. Poco dopo ho raccontato alla mia famiglia, loro non sapevano che esistono questi mezzi di tortura, dicevano che cioè, qualcosa non è a posto nel mio psico. Non mi credevano. Io ero disperata perché io dicevo ciò che sentivo, loro non mi credevano. Dico, ma cosa faccio? Poco dopo muore anche la mia mamma, rimango senza genitori. E entro a lavorare e a un certo punto sulla strada mi capita che camminando mi si frattura il piede destro con una botta immaginaria perché non c'era una persona fisica, ma una botta immaginaria mi ha fratturato il piede di modo che sono caduta per terra con il piede fratturato in 3 pezzi. È entrata ricoverata 2 anni di riabilitazione per poter camminare e così via. Poi inizio a lavorare in un panotrofio come assistente sociale e mi prendo impegno morale di aiutare 3 bambini orfani. Non avendo il stipendio abbastanza per poter aiutarli, sono decisa di andare in Italia a lavorare. Ho lavorato come badante in vari posti dell'Italia, in varie famiglie, sempre con buone relazioni, ma dopo un certo punto interveniva qualcosa e mi dicevano: scusa, devi trovare un altro lavoro, ma non mi dicevano mai per quale ragione. E avevo perso la famiglia, la casa, perché era distrutta quando sono ritornata in mio paese dopo un anno di Italia. Ho trovato la casa tutta piena di muffa. Inesplicabile, io non lo so come dire. Cioè era.
Ma Ho perso queste, la calma. chi ti Sì? parlava erano queste persone con queste tecnologie? Quindi sentivi le voci che ti Sì, parlavano in perché testa e io. ti dicevano di fare determinate cose? Sì. Allora, noi quando ci siamo sentiti, te mi hai detto che addirittura ti Sì. istigavano al suicidio, cioè ti dicevano buttati di Sì, sotto. a parte che ho avuto un'esperienza fisica in un aereo che è caduto, che posso dimostrare con il video come è capitato, ma era nel 2014, ero in affitto in Francia per lavoro e una voce interiore nella mia testa, ma non ero io, ero con la testa posta, ma una voce che mi parlava, dicevano adesso buttati per la finestra sul balcone, buttati, ma buttati, e ha ripetuto, a un certo punto ho cominciato a tremare di paura, dico ma cosa mi dice, ma cosa mi dice, ero all'ottesimo piano, e in quel punto dico qualcosa, qualcuno mi vuole ammazzare, e sapendo che questa esperienza con energia diretta lo avevo già da tanto tempo, dico, qualcuno mi vuole ammazzare, per quale ragione non lo so, ma io devo essere forte, mi dicevo a me, devo essere forte, reagire, non obbedire. La mattina dopo sono scappata via di quell'appartamento, anche se non sapevo dove andare, e finalmente dico, almeno non sono all'ottesimo piano e non possono fare niente adesso. Piano piano è stata una trauma così forte perché io gli incubi dopo con questo e sono subito andata a parlare con un gesuita, con un prete gesuita, la quale alla fine dico: ma scusate, una voce interiore mi dice di buttarmi dall'ottesimo piano e tutto ciò che posso fare in questo punto è la Chiesa, dopo tutto ciò che mi ha fatto, è solo questo che mi può fare? E lui ha detto, ma non ti rimane altro? Cioè, io dovevo buttarmi dalla finestra. Per cosa? Perché loro hanno fatto tutti gli esperimenti tra quale mi ha fatto fare, sono molto pudica, ma devo dire, orgasmi, mi ha fatto la pancia diventare per mesi come essendo in gravidanza. La testa, i piedi, tutto il corpo era in una rete tremenda perché io non potevo. Quando ero di notte non potevo muovermi finché loro non decidevano che potevo muovermi. I dolori pazzeschi, il solletico al suolo del piede, stalking nei organi genitali, tutto, ma tutto, 24 su 24 di più di notte. E io dovevo lavorare di giorno perché lavoravo come badante 24 su 24 e di notte dovevo subire questi torture che altrimenti non li posso chiamarli. Allora, tutto quello che ti hanno fatto a te l'hanno fatto anche a me, con le frequenze dell'eccitazione, istigazione al suicidio, e credo che l'infatuazione che hai avuto, cioè che ti sei innamorata di quel prete, di quel sacerdote, siano stati proprio loro ad amplificare determinate Certo. frequenze per farti mandare via dal posto che te desideravi stare da tanto tempo, cioè all'interno di un gruppo religioso. Loro lo Ma fanno, eh? guardate, ma Alcune certo, ma vittime guardate, gli fanno credere certo. addirittura che c'è Satana che le sta possedendo. Abbiamo detto di stare tranquille che non era Satana, che erano loro che facevano questi Ma giochetti. guardate caso che io sono, scusate, il mio nome è, di battesimo è stato addirittura imposto dalla Chiesa Maria, perché i miei genitori volevano chiamarmi Daniela e loro mi hanno detto no, si chiamano Daniela Maria Miora come battesimo. E anche questo è tutto un significato. Io sono andata e battezzata Maria, cipata, persa della nascita dei miei genitori in maternità. Dopodiché a 12 anni ho cambiato paese, dopodiché sono entrata in monastero e guarda caso questo prete è prete in una chiesa di San Giuseppe. Cioè è tutto collegato, fatto una storia inventata per sperimentare la vita di Gesù e di Maria nella mia vita, ma con le torture,
come fossero reali. Non ci sono stati di persone reali che mi hanno torturato, ma ci sono questi, non lo so, energie, non lo so come spiegare. Armi ad energia diretta ad onda convogliata, sono armi a radiofrequenza. Io, dire la verità, non ho studiato perché non ci posso credere che un cuore, una intelligenza umana, qualsiasi sia, può fare questi crimini nella nostra epoca. È incredibile, è una cosa che è fuori mondo, devi essere non un diavolo, devi essere proprio non avere neanche sentimenti, non avere neanche coscienza, non avere per torturare per anni e anni e anni. Con i dolori che vi dico, io ho seguito di cure, di medicina alternativa per curarmi questi dolori che non potevo né camminare. Ogni tanto mi venivano i svenimenti, che non avevo dei momenti quando perdevo proprio il soffio, non potevo più, di dolore, di insonnie, di incubi, di tutto ciò che può esistere. Non mi ho mai immaginato che potevo passare una vita così. Arrivato a 52 anni, sono andata, ve lo dico, sono scritto anche al Papa, ho scritto in vari posti, in varie organizzazioni, nessuna risposta. Secondo me i miei email sono controllati di modo che non li fanno partire per arrivare al destinatario. Così mi spiego che nessuna risposta non ho avuto. E adesso sono disperata perché sono nella stessa condizione che ho da quasi 30 anni di torture di armi energetiche e non lo so a chi rivolgermi per aiutarmi, per difendermi e liberarmi di queste Allora, quando mi hai chiamato, io subito ti ho armi. Sì. detto di fare l'intervista testimonianza, perché questa è una cosa importante, perché serve per aiutare le altre vittime che ascolteranno la tua intervista, che è molto tecnica, molto plausibile, e io credo a ogni parola di quello che hai detto, perché me l'hanno fatto anche a me e lo stanno facendo ad altre centinaia di vittime nel territorio nazionale italiano e in tutto il mondo. Quando abbiamo fatto il Target Individuals Day 2019, abbiamo fatto un evento a Roma che invitava tutte le vittime a partecipare e a parlare di determinati tipi di tematiche proprio sul controllo mentale, su esperimenti su cavie umane. Molte vittime che sono venute hanno detto: ma come possiamo difenderci da questa tecnologia, da questo sistema? E noi abbiamo detto che stiamo preparando un gruppo per fare una denuncia collettiva tutti quanti insieme. Saremo appoggiati da un'associazione che ha anche un avvocato penale per poter incominciare intanto a portare una denuncia cautelativa per tutelare intanto la nostra persona. Perché se noi non denunciamo e non facciamo niente, diventiamo complici di questi torturatori, di questi medici militari deviati. Allora, una cosa che io dico sempre a tutte le vittime: fate l'intervista di testimonianza. Io sono disposta a mettere la faccia, a divulgare, a farmi le analisi, a scannarmi perché io tuttora ho questo chip che lo penso che è un chip. Non usano più un chip, ma usano tecnologie a frequenze ad onde convogliate, perché il chip potrebbe essere visto attraverso una risonanza magnetica o un TAC. Allora loro che cosa hanno fatto? Hanno modificato le tecnologie e operano attraverso le frequenze del corpo, cioè cambiano le frequenze dei centri nervosi centrali attraverso queste tecnologie di controllo e di manipolazione. Noi purtroppo, che siamo più sensibili a questi sistemi di arma, rileviamo tutte le frequenze e tutti i disturbi 1.000 volte più delle altre persone, perché ci sono addirittura delle vittime che sentono solo le voci in testa, ma non rilevano le frequenze sul corpo. Noi abbiamo fatto delle analisi e ci siamo accorti che queste persone erano fortemente irradiate da queste frequenze, ma non sentivano niente, non avevano nessun disturbo sul corpo. No, ho di dolori e li ho da 30 anni, vi giuro,
di dolori atroci, per questo dico che io mi curo con l'omeopatia per tirar fuori anche i metalli pesanti che li ho assorbito tramite i bacini, le punture, qualsiasi altra cosa. Tolgo via, ci provo almeno di togliere via con, tramite questi rimedi omeopatici, l'arsenico, mercurio, alluminio e tutto quanto, sperando che questi dolori diminuiscono. Sento come avessi una rete con i punti, e questi punti sono ogni giorno più vicini fra loro e i dolori aumentano, di modo che sono praticamente imprigionata in questa catena, tutto il corpo, non solo la Brava, testa brava, mi brava. sta. Sono frequenze millimetriche scalari con multipuntamento. Cioè, questa è un'arma che spara non un solo raggio sul nostro corpo, spara centinaia di raggi. Questi raggi praticamente sono talmente piccoli che vanno proprio a colpire le parti dei centri nervosi centrali. È come se fosse un'acupuntura solo effettuata da questi sistemi satellitari. Loro conoscono tutte le frequenze del cervello perché hanno effettuato la mappatura cerebrale completa e sanno quali sono le frequenze dell'eccitazione, della depressione, della rabbia, dell'odio, dell'amore, della pazzia, tutte le frequenze. Addirittura sono in grado di creare febbri simulate che durano un giorno e poi scompare tutto. Non solo febbre, ma io ho preso fuoco, fuoco Sì, 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 d'inverno. sì, 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 sì. Avevo sensazione che il mio corpo fra un po' prendeva fuoco di calore che avevo nel Sì, corpo. lo Un fanno 5 loro. minuti dopo, e questo non è che sono la età di 50 anni, e questi succedevano 20 anni fa, quando Sì, ero sì, 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 giovane. sì. Perché 5 minuti dopo. queste tecnologie vengono sperimentate dal 1970 sulla popolazione. Io un fatto voglio dire, cioè sperimentano, ma fino adesso tutte le esperienze per sviluppare la scienza e tutto quanto chiedevano un accordo da parte di chi sono sperimentati. Io non ho dato accordo a nessuno, sono stata per anni e a parte questo mi ritengo una persona molto onesta, molto corretta per la Chiesa, non solo per la Chiesa. Io non mi sono implicata nella politica, la mia famiglia e di tutti i parenti che sono passati, non mi interessava la politica, la Chiesa nemmeno. Cioè, io non ci capisco perché mi hanno scelto me. Perché sei Cioè, una brava donna, sei una ma brava sei donna proprio onesta e loro una... Ma... volevano cambiare la tua vita con Sì, ma... queste sperimentazioni. Poi te rilevi queste frequenze, loro se ne accorgono di questo, e allora ti attaccano per farti sembrare una persona malata di mente. Ma io so Sì, perfettamente che sei una infatti che brava ti donna determina anche questo intelligente. punto. Ma io brava, mi ritengo una normale persona, penso che fare un atto di carità quando posso non è un atto che è un atto di bravura, è un atto normale che è un dovere di farlo, non è che mi ritengo una santa o qualsiasi cosa, mi ritengo come tutti gli altri, però non è giusto che una persona che è devota, io vi l'ho detto, ero stata fanatica per la Chiesa Cattolica, ero disposta a fare tutto, lasciare tutto per fare il bene per la gente e per la Chiesa. E invece la Chiesa mi ha torturato per 34 anni di modo pazzesco, cioè non posso dire che la Chiesa, ma indovino che c'è la Chiesa, perché sì, mi ha chiamato la Maria, mi ha fatto innamorare di questo prete che è di San Giuseppe, che è molto più grande di me, cioè, anche lui penso che mi ha manipolato, ma io ho provato di parlare tante volte con lui e lui non ha potuto parlare neanche aprire la bocca, per cui dico che quel film Matrix che c'è stato è un episodio quando attore non poteva, era incollata. Questo io l'ho visto su questo prete, non ha potuto parlare. Dunque, da tanti anni ci provo a chiedergli spiegazione e lui non mi ha parlato neanche una parola per dirmi cosa succede. Niente, non può parlare. Beh, certo, perché sicuramente queste manipolazioni che vengono effettuate attraverso questi sistemi tecnologici fanno sì di manipolare anche le persone che ci stanno vicino.
Infatti, noi abbiamo riscontrato che i familiari e i parenti delle vittime molte volte attaccano i parenti, attaccano le stesse vittime e Ma noi gli infatti che diciamo: mio ma le fratello, dovete proteggere. infatti mio fratello mi diceva che sono matta. Mio fratello diceva che sono matta, che non può esistere questi, perché in Romania non si sa che esistano queste armi. Sì, lo E sai perché lo lui. fanno questo? Perché così te perdi la credibilità e loro possono manipolarti come vogliono, con qualunque tipo di sistema, con qualunque tipo di tecnologia. Infatti adesso per me è un grande dolore che io sono quasi isolata, cioè io non posso, le persone qualsiasi, non posso parlare per paura che mi prendano di matta e le persone che non sappiano di cosa vivo, non avendo la famiglia, non essere sposata, è difficile trovare anche rumena essendo in un paese così. Di sicuro che sono tante persone che vivono nelle stesse situazioni, però vorrei conoscere e condividere, essere insieme, perché insieme facciamo la forza e possiamo difenderci. Altrimenti Allora, ma rischiamo di morire un giorno per la depressione oppure mancanza di forza di reagire, ci buttiamo per la finestra e ci ammazziamo. E tutti diranno che questa è stata amata, si è buttata dalla finestra, e non è vero. certo. Brava, brava. Bisogna denunciare tutto, bisogna divulgare tutto. Ma te hai la possibilità di venire a Roma un giorno se facciamo la conferenza? Signore Emiliano, per adesso io Tra qualche mese la faremo, almeno tra un mese e due. non prometto, perché finanziariamente sto molto male, io vivo dalla disoccupazione, per 52 anni ve l'ho detto, è una cosa tremenda per me, cioè è ingiustizia, perché lavoravo, quanto lavoravo tenevo i soldi, dopodiché è venuta la ragazza, mi dispiace non posso restare al telefono, parleremo un altro giorno, Va dopodiché io bene. dovevo vivere per un altro periodo, finché trovavo un altro lavoro. Ho E capito, così ho capito. via, è passato mesi e mesi, ma ci parleremo Solo ti volevo un chiedere altro solo momento. Quando vuoi. una cosa. Ci sono state delle parti dell'Europa dove non sentivi queste frequenze? No, No, io sono quindi andata. No, 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 no. Io sono andata in Russia, dunque non ho visitato tanti paesi, anche non sono per andare per viaggiare, sono andata per lavoro oppure quando sono stata sola. In Russia li ho sentiti, in Romania ci sono le anche addirittura c'è una solo sopra in cielo, ho visto anche di una, come si chiama, UFO, ma non lo so. in Italia, le sentivi in Italia? In Italia, sì, ma io vivo in Italia da 15 anni, dunque è sempre stato Sì. questo. E poi in Francia lo stesso, in Belgio sono andata la stessa cosa per una settimana, la stessa cosa anche in Belgio, dunque Ho non è capito. cambiato niente. Ho capito. Allora, quindi se stai in Italia, quindi ci sarà la possibilità in caso di vederci un giorno. Io ci spero, ci provo, ci parleremo di seguito. No, non prometto adesso, però Va sono bene. disposta, ve lo giuro. Vuoi mandare un Mi dica. messaggio alle vittime che ascolteranno questa tua registrazione? Io cosa posso dire? Se io ho resistito 35 anni, io li auguro e li incoraggio di avere la forza di reagire, di non lasciarsi andare, di tenere duro e di contattarci tramite i social, tramite il telefono. Io lascio anche il mio numero di telefono se si vogliono. Cioè, dobbiamo essere insieme per poter essere forti. Brava, brava, complimenti, brava. Allora, io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, che sarà molto d'aiuto alle altre vittime. Voglio ricordare la mia email, vittime del controllo neurale, @gmail.com. Voglio Grazie mille, ricordare, signora Emiliano. ma grazie a te, voglio ricordare anche la radio web Emiliano Babilonia Spreaker e il canale di YouTube che è Angeli Custodi MK Oltre Italia e poi c'è il secondo canale Emiliano Babilonia.